Bene amici, live da Monaco, è appena finita la presentazione di questo Mate 9 in due versioni, Porsche Design e normale. Partiamo subito dai prezzi perché mi ricordo li hanno appena presentati, 699 euro per questo che è la versione diciamo Mate 9 standard, addirittura 1395 per quello ingegnerizzato insieme a Porsche Design. Rimane la doppia fotocamera Leica al posteriore, la novità è che quella in bianco e nero 20 megapixel mentre quella a colore rimane da 12, insieme possono lavorare per fare uno zoom ottico fino a 2x, ovviamente uno zoom ottico virtuale, e addirittura 4 sistemi di messa a fuoco, laser, diciamo ricerca di fase e gli altri sistemi che ormai conosciamo. Lo sblocco è posteriore sul Mate 9, sul Porsche Design invece anteriore, poi ci andremo al Mate 9 e Porsche Design ovviamente, e qua abbiamo il flash LED. Qual è l'altra novità della fotocamera? Che avrà lo stabilizzatore ottico. Il display è un 5,9 pollici di diagonale QHD, è il primo display QHD della, diciamo, della casa Huawei cinese, che con questa partnership diciamo che potenzia la sua presenza sul mercato, anche perché fa delle partnership importanti, ricordiamo Leica per la camera e a questo punto Porsche Design per il design. Ma veniamo al sodo, qua sulla sinistra abbiamo lo slot per poter mettere dentro o due nano SIM oppure una SIM più una SD, sopra il sensore infrarossi e le cuffie, e sotto abbiamo come troviamo su tanti telefoni il microfono e l'altoparlante tipo C, la connessione USB, ma abbiamo l'Emotion UI 5.0 e questa è una grande novità. Andiamo a vedere cosa si può fare con questo layout. Può cambiare la griglia della home, abbiamo una ricarica rapida, il processore è il Kirin 960 octa-core. Entriamo nelle impostazioni, andiamo nelle informazioni sul telefono, lo faccio vedere, vedete Emotion UI che è basata sulla versione Android 7.0, 4 GB di memoria, 64 GB di memoria RAM. Strano che qua la risoluzione venga indicata come 1920x1080, perché nella conferenza stampa ci è stato proprio detto che il display è QHD, probabilmente era per una versione software per sparigliare le carte. Torniamo indietro, batteria da 4000 mAh, questo Kirin promette un 15% di prestazioni in più con un 18% di consumo in meno, quindi probabilmente sarà un telefono che avrà un'ottima autonomia. Vi faccio vedere un attimino anche tutti i vari menu, giusto per vedere le novità dell'interfaccia. Emotion UI 5.0, ovviamente rimangono i temi presenti, Emotion UI che viene molto pulito, almeno qua ce l'hanno presentata così. Apriamo un attimo la fotocamera, vediamo la velocità di messa a fuoco, visto che proprio in Huawei hanno puntato tanto su questo, mi sembra abbastanza veloce. Il telefono, per mantenere questa velocità anche dopo mesi di utilizzo, è stato implementato con una sorta di intelligenza artificiale, prendetela tra le, con le virgolette, con le pinze, che consentirà di capire gli utilizzi della persona che appunto lo sta utilizzando, e anche la ricerca e il consumo di risorse delle applicazioni, per renderlo veloce e mantenerlo veloce anche dopo tanto tempo. Insomma, un telefono che sì, è interessante, ovviamente grande, fa l'effetto padella, guardate come sta nelle mie mani. Qua in Huawei in conferenza stampa dicevano che è stata ottimizzata anche la sensibilità del bordo per evitare che con tocchi involontari si attivino funzioni che non sono desiderate. Ma andiamo a vedere un'altra cosa che è stata presentata qua, vediamo se riesco a entrare, eccolo qua, scusate, toglierlo, il Fit che ha un display e-ink, vediamo se riusciamo a vederlo, non è molto luminoso, ma anzi non è proprio luminoso, diciamo che riflette la luce ambientale, quindi bisogna tenerlo un pochino scorciato. 199 euro con il sensore di battiti attivo H24 e arriveranno anche le notifiche sull'orologio, ed è anche resistente all'acqua fino a 50 atmosfere. Adesso direi che vi saluto, mi butto sul Porsche Design e ci vediamo alla recensione completa, perché forse riuscirò a recuperarlo prestissimo. Ciao!